Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un altro Air Caffè. Air Caffè, la prima e unica rivista al mondo, secondo me, che parla di aviazione e di simulazione, più nello specifico, nel tempo della degustazione di un caffè. Come sai, l'Air Caffè non taglio mai niente, questo è il top dell'Air Caffè, proprio perché io in questi 5-10 minuti che sto insieme a te, appunto, parlo delle cose che mi garbano. Sono in vacanza e quindi, come ieri hai visto, non mi hanno fortunatamente arrestato a Porto Rose e quindi, diciamo così, sono salvo. Tuttavia, rilancio appunto quella che è, diciamo, un po' la sfida, cioè cercare questo aeroporto di Porto Rose per X-Plane 10, però pare che nessuno per adesso mi abbia mandato il link o comunque nessuno ce l'avesse ancora nel proprio hard disk questo bellissimo aeroporto di Aerobridge. E così va bene, ma oggi voglio parlare di qualcos'altro. Oggi voglio parlare di Flight Simulator 2020 e voglio parlare di tutte le cose che mi ha raccontato Fabio, perché dovete sapere che la cosa che mi garba di più, devi sapere, caro pilota, caro essere volante, che la cosa che mi garba di più è che anche se io sono qui in vacanza con la famiglia eccetera eccetera, comunque ricevo notizie da voi. Cioè, non è detto che tutte le notizie, diciamo così, soprattutto in vacanza, io riesco a trovarle, ma ci sono persone come Fabio, che saluto e ringrazio, che mi ha mandato delle notizie interessantissime su Flight Simulator 2020. Allora, ha detto due cose importanti, alcune le avevo già lette. Cioè, ti ricordi che avevo fatto un video che parlavo, ma Flight Simulator 2020, che ha tutto questo traffico reale, no? Che puoi riprodurre, ricreare, eccetera, eccetera. Andrà a scapito di questi server per il volo online come VATSIM e IVAO? E quindi, insomma, questa era una delle preoccupazioni che avevo. E proprio in questi giorni, anzi secondo me la settimana scorsa, come giustamente dice anche Fabio, c'è stato un accordo fra Flight Simulator e VATSIM, appunto per avere un controllo di volo reale direttamente su Flight Simulator 2020. Questa è una bella notizia, assolutamente, perché ti permette appunto di avere non l'intelligenza artificiale, che anche a me non piace molto, ma una persona dietro che ti aiuta, ti fa crescere, ti dà dei consigli proprio mentre voli online. A me è servito tantissimo. Io però volavo su IVAO. Ecco, è proprio un po' questa la questione centrale di oggi, no? Il fatto che VATSIM è una piattaforma utilizzata soprattutto negli Stati Uniti, diciamo così, oltre oceano. E noi europei siamo più orientati in generale su VATSIM. Adesso non me ne vogliano coloro che hanno sempre volato su VATSIM, eccetera, eccetera. Io ho volato su tutti e due. Però quando volevo un controllo, un controllore di volo, insomma, volevo essere un pochino più seguito come la realtà, volavo su IVAO, perché spesso e volentieri VATSIM non era coperto. Per alcune cose VATSIM mi piaceva di più, per alcune semplicità che poi, insomma, casomai un giorno parleremo, di cui parleremo. Ma diciamo che quando volevo essere seguito, soprattutto in Europa, andavo su IVAO. Quando invece volevo essere seguito negli Stati Uniti, andavo su VATSIM. Tanto è così. Tra l'altro, io mi ricordo di un giro negli Stati Uniti, insomma, fatto proprio su VATSIM, che mi trovavo bene. Anzi, è bello sentire anche come parlano le persone, eccetera, eccetera, proprio in un'altra lingua, cioè capisci anche lo slang, anche se, diciamo così, la fonia è sempre la stessa. Anzi, se non la sai, ti consiglio di studiartela un po', perché con l'avvento appunto di Flight Simulator sarà interessante. Ma torniamo a bomba, quello che è il discorso di stamattina, o di oggi pomeriggio, a seconda di quando vedi questo video. Allora, VATSIM è più una piattaforma americana. Che fine farà IVAO? Nel senso, rimarrà indietro
questa è un po' la domanda che ci facciamo oggi. Cioè, quello che prevedo io è che molti esseri volanti come me, come te, che cosa faranno? Dice, ah, io voglio un controllo umano, un controllore umano, visto che c'è questo accordo con Vazim, io vado direttamente con Vazim. E Ivao che fine farà? Ora, se c'è tra di voi qualche controllore di volo, qualche, non lo so, amministratore di Ivao Italia e mi vuole rispondere, beh, può farlo tranquillamente qui sotto, anche perché l'Air Café è proprio un modo per parlare di queste cose, come se fossimo a un bar, no? Ecco, quindi la domanda, insomma, di oggi è questa. Te cosa ne pensi? Tu volerai con Vazim o ti limiterai soltanto a fare voli, tra virgolette, online, cioè nel server di Flight Simulator 2020 attraverso il controllo, il, diciamo così, il traffico aereo mondiale o cosa? Quali sono, insomma, il tuo modo di volare? Ce lo chiediamo questo, perché Flight Simulator 2020, comunque, come diceva anche Fabio, sarà un prodotto molto, tanto passano delle moto, ah, perché sono a giro, sarà un prodotto veramente innovativo che segnerà bene o male il nostro modo di volare, di stare anche online, no? Sui server di volo. E quindi, insomma, io credo che questa domanda ce la dobbiamo porre, eh? Poi questo è un caffè virtuale e quindi si parla di queste cose. Bene, io ti chiedo appunto di dire la tua e scriverla qui sotto. Ti dico anche che non vedi le solite miniature, le solite cose, per il semplice motivo che non riesco a editarle perché sono solo col telefonino, ma non è importante, è importante stare insieme. Mi interessa fare chissà quante visualizzazioni. Mi interessa appunto che ci sia questo caffè virtuale. Quindi ti chiedo di lasciarmi un mi piace, di, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale, ma soprattutto, come ti ho detto, di darmi la tua idea, la tua impressione riguardo a questa cosa, Ivao in Flight Simulator 2020. Poi Fabio mi ha detto anche delle altre cose, ne parleremo, quindi mi raccomando, stay tuned, come si dice, e per oggi è tutto. Happy Landings by Elair. Ciao a tutti, alla prossima qui da questa ridente cittadina dove mi trovo a fare un po' di vacanze, anche se presto tornerò e soprattutto riprenderemo chissà anche qualche voletto, quindi non disperare che ci sono ancora. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!